Questa è una delle tappe del camper della salute. Si parla di diabete, sono screening gratuiti, vengono effettuate delle analisi in tempo reale, 10 minuti un paziente, tantissime le richieste. E allora in questa giornata cosa emerge? Emerge sicuramente una popolazione che apprezza questo tipo di iniziative, anche perché noi ricordiamo che la prevenzione si fa così, si fa in piazza con una corretta informazione. Proprio stamattina vedevamo come i pazienti, che non sono ancora pazienti magari, le persone afferite qui hanno preso in maniera molto positiva e hanno anche familiarizzato, hanno fatto amicizie e credo che siano tutti contenti dell'iniziativa. Le persone che si rivolgono a voi in qualche modo hanno il dubbio di avere questa patologia? Ce l'hanno già e quindi vogliono ulteriori controlli? Come funziona? In realtà quello che sto notando è che anche la popolazione giovane si sta avvicinando a questo tipo di iniziative di prevenzione proprio per la patologia diabetica o comunque per la patologia metabolica. Come hai saputo di questa giornata? Andavo al mare e mi sono fermato per curiosità e ho visto che era una cosa che mi interessava. Sono qui in attesa che mi facciano i prelievi e quindi sapere com'è il tasso di colesterolo, di glicemia, di ipertensione, eccetera. Io direi che è un'opera meritoria perché si fa. E poi oramai ci dobbiamo abituare a questi controlli perché dobbiamo conservare la salute il più a lungo possibile. Iter concluso, ha incontrato la dottoressa, cosa è emerso? Ma stando, lo posso vedere da me, alle analisi, credo che di stare nel mezzo, insomma, come valori. È una buona iniziativa? Io credo di sì. Sapere periodicamente con questi screening, e non perché sono gratis, è perché è di facile accesso, credo che ci dia delle indicazioni e ci può aiutare a mangiare meglio, a migliorare la qualità della vita sicuramente.